Allora, caduti nella rete, Grillo vieta ai suoi talk show. Chi va fa una scelta di campo. Riprendiamo con il nostro regista Francesco Venuto questi titoli. Questo è del Messaggero, ma insomma li possiamo trovare davvero su tutti i principali quotidiani. Noi ne parliamo di questa rete nella quale si cade, che si può gestire benissimo o si deve imparare a gestire per una nuova comunicazione politica. Bene, parliamo con un comunicatore nato, Claudio Velardi, ben trovato. Sera. Buongiorno, buonasera e buon pomeriggio, va, così abbiamo fatto una Buon media. pomeriggio, E vabbè. ben trovato. Allora, andiamo a Milano dove c'è Alberto Tretti. Alberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Per farci stare male, ci può dire quanti anni ha? 28 28 anni, sembra ancora più giovane, si figuri un po'. I 28 anni sono quanto basta per essere assolutamente fieri di essere fondatore di Glansia, adesso ci spiegherà esattamente cosa voglia dire, società comprata da Facebook. Accanto il professor Francesco Pira. Professore, ben trovato, grazie di essere con noi. Buonasera, buon pomeriggio. Docente di relazioni pubbliche e comunicazione, organizzazioni complesse, Università di Udine. Allora, parto da Claudio Velardi per un passato non troppo lontano di grande amore per la politica. Poi la politica non si scorda mai, insomma, si può entrare o Questo è uscire, certo. ma non si dimentica mai. L'amore è un po' passato, L'amore è un po' passato, comunque. quello capita, succede. Però comunicare la politica oggi attraverso la rete. Abbiamo visto Beppe Grillo, vogliamo vedere prima insieme un servizio così Sì. facciamo un riassunto di quanto accaduto e poi commentiamo. Niente TV, il diktat lanciato ai militanti del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo lo rispetta anche in prima persona. E così con l'agenzia Bloomberg parla, sì, ma al telefono e rilancia l'idea dell'uscita dall'euro per salvare l'Italia. La moneta unica è un cappio al collo che si stringe ogni giorno di più, attacca il comico genovese, e con tutti i sacrifici imposti non c'è nessuna ripresa. Per Grillo dunque la via giusta è il ritorno alla lira, in grado di permettere una forte svalutazione e quindi rendere le esportazioni più competitive. Vasto programma, si direbbe oltralpe. Nel frattempo ci sono i ballottaggi per le amministrative che incombono e i 5 Stelle puntano su Parma per consolidare il successo già incassato al primo turno, soprattutto al nord. A Genova invece il ballottaggio è stato solo sfiorato. Comunque un boom che ha fatto scattare molti inviti nei talk show per il candidato ligure Paolo Putti. Apriti cielo, Grillo dal suo blog chiarisce: niente confronti con gli altri politici in televisione, bisogna restare su internet. Chi d'ora in poi si muoverà diversamente, farà una scelta di campo. Duro, ma c'è molto di peggio in giro per l'Europa, spiega sempre Grillo. Noi siamo una forza di popolo. In Grecia, dice, sono esplosi i neonazisti. Marco Di Fonso, Sky TG24. Allora, la nostra domanda ovviamente via Twitter va da sé. Secondo voi la crisi dei partiti è da ricercarsi anche in un improprio e insufficiente utilizzo dei nuovi media? E questa domanda la giro appunto a Claudio Velardi. Ma messa così la mia risposta è netta, la risposta è no, perché la crisi dei partiti deriva da una crisi di contenuti, di politiche che non hanno, no? E non mettono in campo, perché probabilmente non capiscono, come nessuno di noi capisce quello che oggi sta succedendo nella società. Quindi è innanzitutto proprio una crisi di interpretazione ed una crisi di rappresentanza. Nell'ambito di questa crisi di rappresentanza, certo, il fatto che i partiti non capiscano il linguaggio dei nuovi media e soprattutto della rete, diciamo, per capirci, è un fattore che non fa altro che aggravare questa crisi. Capire la rete non significherebbe risolvere la crisi dei partiti, ma naturalmente aiuterebbe perlomeno a ritrovare un contatto con la gente che oramai dialoga in maniera assolutamente massiccia, in maniera particolare attraverso i social network. Tutto qua sarebbe il modo per capire da dove ricominciare, anche se poi però appunto la crisi dei partiti, la crisi di strategia, di contenuti, la crisi politica, quella va affrontata naturalmente in altro modo. Per quella va benissimo la carta e la penna, insomma, per Diciamo, scrivere. direi che va benissimo, andrebbe benissimo soprattutto la testa, Sì. diciamo, per capirci un po' quello che sta succedendo. Professor Pira, vengo proprio da lei. Allora, da una parte un nuovo modo di comunicare.